Cagliari-Cesena, tre le contestazioni. La prima da parte dei cagliaritani, avete Marchetti con palla al piede, è avvicinato da Benedetti. Marchetti allunga la palla, poi dà l'impressione di cadere prima ancora che Benedetti con la gamba destra riesca a toccare. Vedete, Benedetti tenta di colpire la palla e poi il piede destro di Marchetti va a colpire il piede destro di Benedetti, ma Marchetti dava l'impressione di essere caduto già in tuffo. Qui reclami da parte del Cesena, due. Il primo, cross in area, salta Schachner, non tocca la palla, attenzione, c'è la maglia alle spalle di Schachner col braccio alzato. Vedete che il pallone ha proprio una traiettoria, lo vediamo più volte, cambia proprio traiettoria, qui sta scendendo e poi si rimette in orizzontale. Da notare, torniamo un attimo indietro, che l'arbitro è proprio di fronte, non si è accorto di questa deviazione con la mano. Primo reclamo da parte del Cesena per un rigore. Secondo reclamo, sempre da parte del Cesena, ancora per un fallo di mano, ecco il cross di Schachner, vedete il braccio destro, la mano destra di Vavassori che va a colpire il pallone, si porta il pallone poi tra le gambe, tra le cosce e quindi poi respingerà.